Buonasera a tutti. Prego, Un attimo solo che. mi dia lei il via. Ok, prego. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata un po' inusuale, ma che ci permette di fare per il quarto anno consecutivo una riunione, un incontro con la più voci. Più voci su quello che è la giornata del povero. Quest'anno la frase un po' principale che ci dice il Santo Padre è tendi la tua mano al povero, e credo che su tutto questo noi dobbiamo un attimino riflettere a più voci, come potete vedere dagli inviti che abbiamo mandato. Concludo solo dicendo che è anche bello che questa conference call venga fatta l'11 di novembre, che è il giorno di San Martino e che quindi è metà del mantello che cerchiamo di dare a tutti quanti per riflettere su questa cosa. Darei la parola a Marzia Benassi, presidente del quartiere Savena, che ci introduce in questa serata. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, mi sentite? Mi sentite? Bene, ma intanto sì, grazie Claudio. Diciamo che noi un appuntamento un po' ce lo siamo dati fisso, no? È già diversi anni, 4 anni, che tutti gli anni comunque insieme abbiamo deciso di avere questi momenti, no? Di condivisione. E partiamo appunto dalla serata in cui insomma abbiamo pensato, insomma, su anche ovviamente dall'idea comunque di Claudio e di tutte le persone che sono qui presenti, che saluto già da subito e che ringrazio sentitamente, partendo appunto da un esempio, quello di Padre Marella quest'anno. Allora, Padre Marella, vabbè, insomma, è stato, sappiamo che è veneziano d'origine, però bolognese di adozione, ce lo ricordiamo sempre come il padre che stava seduto, no, per le vie della città e soprattutto del centro storico, ma lo ricordiamo soprattutto per il fatto che era un padre che si era dedicato ovviamente alle persone più disagiate, ma soprattutto anche per l'opera che lui di cui si è occupato, quindi se penso alle attività per i giovani, dal doposcuola alla fondazione della città per i ragazzi, città dei ragazzi, e credo che sia importante, soprattutto partendo da questo, dal tema della solidarietà che l'ha portato ad essere beatificato, quindi da parte durante poi il 4 di ottobre, in cui io mi voglio soffermare soprattutto per la giornata importante che ha avuto per la città e per il ruolo e la figura di Padre Marella. Una figura che, come sintetizzo dalle parole che anche il sindaco Virginio Merola, dove lui stesso, il sindaco, lo cito proprio perché dà il senso anche della comunità e della città di Bologna, appartengono all'anima più profonda della città, quella che mette la solidarietà al primo posto e che si impegna per la cura dei più deboli. Io credo che in queste parole ci stia esattamente tutto quello che è il pensiero e comunque la figura così significativa per la nostra città. Partendo da questo, dalla solidarietà e da come noi Comune di Bologna, ma nello specifico il quartiere, lavora insieme appunto a tutto quello che è il tessuto associativo, ai servizi che noi dedichiamo comunque alle persone e che sta un po' nella nostra mission, che è quella appunto della cura della comunità e la cura del territorio. Lo dico perché il momento che stiamo vivendo sicuramente non semplice, ma che senz'altro ci ha reso, io lo dico, parlo, sono qui presenti con me le persone che lavorano con me fianco a fianco. E in questo momento davvero abbiamo riscoperto tantissime esperienze positive. Lo dico perché nel momento di chiusura, nella prima fase appunto della pandemia, guardate,
è bastato semplicemente anche sentirsi telefonicamente per capire il lavoro che è stato fatto sul territorio in questi anni. E in questi anni, proprio lo dico perché anche Claudio, Rubini e quindi anche le parrocchie hanno partecipato ai nostri laboratori di quartiere, al nostro lavoro di comunità, e hanno dato veramente linfa a quello che è la visione di una città, che io credo debba essere una città inclusiva, aperta comunque alle trasformazioni, e occuparsi delle persone più fragili, e l'abbiamo visto appunto in questo periodo, dove si sono aggiunte ovviamente alle persone che vengono seguite dai nostri servizi, ma si sono aggiunte nuove povertà, proprio perché il fatto c'è, cioè, famiglie che hanno perso il lavoro o che comunque avevano un tipo di attività non tutelata e che quindi si è vista a dover affrontare un tema importante, che è quello anche solo di dire non arrivo a fine mese a fare la spesa. Lo dico perché in queste situazioni noi veramente ci siamo attivate con un pensiero unico, quello comunque di mettere a frutto tutte le risorse che erano nelle nostre mani, ma non solo risorse economiche, ma proprio risorse anche quella che viene chiamato il capitale sociale. Abbiamo visto una disponibilità da parte di persone, da parte di singoli cittadini, da parte di associazioni, da parte dei dipendenti del quartiere, da parte dei consiglieri, veramente un'energia sana, quella che dà la vera essenza del nostro lavoro. E queste, secondo me, sono importanti momenti che comunque mi piace soffermarmi su questo, proprio su questi aspetti positivi, quelli che più ci hanno colmato di stupore e di speranza, perché come spesso accade, poi dalle crisi emergono poi nuove risorse e anche delle soluzioni creative. Per cui io ci tenevo a partire da qua, dal lavoro che comunque noi facciamo costantemente e lo continuiamo a fare anche attraverso poi nei successivi interventi verrà bene esplicitato il lavoro come viene svolto e quindi secondo me dà proprio l'idea della comunità e dello scopo che è unico e comune per tutti, comunque essere di aiuto alle persone che hanno più bisogno, ma non solo, renderli comunque comunità insieme ai cittadini tutti indistintamente che appartengono a questo quartiere ma anche alla città. E l'idea di un quartiere solidale credo che sia proprio la via giusta per anche affrontare le situazioni difficili come sono quelle che stiamo vivendo. Io credo che siamo chiamati ad una sfida, penso soprattutto, e se penso alla figura di Padre Marella che si prendeva cura dei giovani che non avevano possibilità comunque, dei senza tetto, e quindi come noi ci prendiamo cura attraverso i nostri servizi di queste fragilità, io credo che sia proprio la funzione di quella che è la mission del lavoro di comunità. Io mi fermerei qua perché così diamo possibilità anche alle altre persone agli intervenuti comunque di portare la propria esperienza. Vi ringrazio e buona serata a tutti noi. Grazie Marzia e grazie mille di questo tuo saluto e di questo tuo intervento sempre ben preciso, e a questo punto darei la parola a Don Alessandro Marchesini e Don Paolo Dall'Oglio, che ci porteranno un po' quello che è stato la loro esperienza, visto che tutti e due, uno in un senso e uno in un altro, hanno portato alla beatificazione di Padre Marella. Prego. Sì, buonasera a tutti, sono Don Alessandro Marchesini. Ho appunto aiutato l'arcivescovo nella preparazione degli eventi legati alla beatificazione di Padre Marella, e questo mi ha portato a dover conoscere meglio, anzi potremmo dire proprio conoscere bene, la figura di Padre Marella.
Nell'intervento che sarà appunto diviso tra me e Don Paolo, abbiamo pensato così, io diciamo, toccherò un po' di più la parte biografica, anche perché magari forse non tutti quelli che ci stanno seguendo conoscono, si ricordano bene un po' le vicende di Padre Marella. Don Paolo dopo affronterà invece un tema più specifico, diciamo un focus che tocca la sua persona. Padre Marella, come già è stato appena detto, non è nativo di Bologna perché Padre Marella nasce sull'isola di Pellestrina, una bellissima lingua di terra di fronte della laguna veneziana, la diocesi di Chioggia. Nasce il 14 giugno del 1882. Le date sono abbastanza importanti nella vita di Padre Marella perché sia dal punto di vista politico, sociale, politico, ma anche ecclesiale, sono anni di grandi fermenti, di grandi tumulti, di grandi problematiche anche. È un uomo che nasce appunto alla fine del 1800, nasce in una famiglia benestante. Anche questo è un dato importante perché Padre Marella è figlio di un medico, lui è il secondo di quattro figli di un medico e la mamma era insegnante, quindi potremmo dire che apparteneva a quella classe più agiata, più benestante appunto del suo tempo. Questo però non ha assolutamente condizionato la vita di Olinto Marella. Alcuni si sbagliano, mettono la D, Olindo, no, è Olinto Marella. Anzi, casa Marella era solita accogliere le persone bisognose. Olinto Marella è cresciuto in una casa dove i suoi genitori sono stati i primi che in nome della loro fede cristiana, aiutavano le persone più bisognose. Il padre curava gratuitamente le persone che non avevano mezzi, addirittura a proprie spese compra un immobile dismesso e crea uno stabilimento per le cure diciamo delle persone che in quella zona, a causa delle condizioni estremamente insalubri, soffrivano di malattie spesso legate appunto al clima, quindi a parte la malaria, ma anche malattie tipo le anemie oppure malattie reumatiche a causa dell'altissima umidità, insomma, a proprie spese appunto curano i più bisognosi. La mamma, appunto insegnante, che diciamo si ritira dall'insegnamento per accudire i quattro figli, in casa, nel giardino di casa, accoglie i bambini che spesso vivevano semi-abbandonati, ma perché i genitori erano impegnati, entrambi i genitori, in lavori durissimi, che li portavano a star fuori tutta la giornata, quindi questi bambini neanche avevano la possibilità di andare a scuola, e quindi la mamma di Olinto li accoglie nel suo giardino per dare loro alcuni rudimenti di istruzione. Questo per dire che la famiglia, per Olinto, è stato il luogo dove ha respirato la fede cristiana, una fede incarnata nella carità, una fede attenta appunto a chi aveva più bisogno, una fede, una carità abituata a pagare in tasca propria, anche potremmo dire. Il papà ha proprie spese, no? Crea questo stabilimento per le cure, diciamo, balneari. Sarà una prassi che metteranno in campo anche Olinto e in particolare suo fratello Tullio, col quale appunto avvierà alcuni progetti importanti. Quindi diciamo, fin da bambino, nonostante le sue possibilità, Olinto cresce in questo clima di grande attenzione a chi ha più bisogno, a chi ha bisogno di una famiglia, a chi ha bisogno di una mano per poter sviluppare le proprie capacità. Le doti, le qualità di Olinto vengono riconosciute ben presto da uno zio, lo zio paterno, che era prete, parroco appunto a Pellestrina, per cui Olinto viene avviato alla carriera, alla vita ecclesiastica, per cui entra in seminario, studierà a Roma e nel 1904 diventa sacerdote, mandato a insegnare a Chioggia, proprio perché era un uomo intelligente, molto brillante, per cui subito gli viene affidato
l'insegnamento nel seminario di Chioggia, ma il sabato e la domenica può andare a Pellestrina, torna a casa, diciamo, e appunto con suo fratello Tullio inizia il primo grande progetto, il primo grande sogno di Padre Marella, cioè il ricreatorio popolare. Ancora una volta, a proprie spese, comprano un locale dismesso dell'isola e creano questo ricreatorio dove i giovani dell'isola, ragazzi e ragazze, potevano andare, dove venivano organizzati dei momenti ludici, ma nello stesso tempo educativi. La scuola del teatro, la biblioteca, la banda, la squadra di calcio. Un ricreatorio dove chi non poteva studiare poteva anche avere l'occasione di imparare qualcosa. E un ricreatorio dove Olinto e suo fratello Tullio vogliono che i giovani siano responsabili. Dicevo che gli anni della vita di Padre Marella sono importanti, non nasce nel 1882, sono anni in cui c'è un grande fermento, siamo all'inizio del Novecento qui, un grande fermento di impegno anche politico, sociale. Veniamo da decenni in cui ai cattolici, a causa della presa di Roma, insomma della breccia di Porta Pia, insomma, era stato detto ai cattolici di non poter partecipare alla politica, no? Non expedit, alla vita politica dell'Italia. E siamo all'inizio del Novecento, dove invece c'è un grande movimento di cattolici che si impegnano in politica, che nascono i primi movimenti del Partito Popolare, no? C'è il desiderio di dare il proprio contributo per la propria nazione, per il proprio paese, per la propria città, per il proprio quartiere, visto che qui siamo nella riunione di quartiere. E Olinto e suo fratello vogliono educare i ragazzi che partecipano al ricreatorio, che fanno parte del ricreatorio, anche in questo. Come? Attraverso una forma di compartecipazione, cioè il ricreatorio era gestito dai ragazzi stessi, non erano Olinto e Tullio a decidere tutto. C'era un consiglio direttivo che veniva eletto tutti gli anni, c'erano delle elezioni e i ragazzi votavano quelli che sarebbero diventati il presidente, il vicepresidente, il segretario, i vari incarichi che erano all'interno del ricreatorio. Ma questo proprio per educare i giovani non solo andare lì e ricevere dei servizi, e quindi andare lì e poter approfittare delle possibilità che c'erano, ma rendersi, entrare nella vita del ricreatorio, quindi nella struttura partecipativa, nel dare il proprio contributo, nel sentirsi responsabili. Olinto appunto pagherà anche questa sua passione politica, perché chiaramente questi anni di fermento erano anni dove c'erano anche grandi sbandamenti, persone che, ad esempio, pensiamo a un grande amico di Olinto, Romolo Murri, sacerdote, che poi lasciò la vita ecclesiastica e si dedicò totalmente alla politica, anni dove grandi tensioni portarono anche a grandi spaccature, a grandi lacerazioni. Olinto stesso fu vittima un po' di queste critiche, perché i suoi metodi educativi erano in un certo senso troppo all'avanguardia. E Olinto accoglieva nel ricreatorio ragazzi e ragazze insieme, siamo tra il 1905 e il 1909, stiamo parlando di questi primi 4 anni, cose inaudite, le scuole erano separate, no? I maschi da una parte, le femmine dall'altra. E questo quindi, sia nello Stato che anche nella vita ecclesiale, nella vita delle comunità parrocchiali. Olinto proponeva invece un'educazione insieme, di ragazzi e ragazze, credendo nel valore di questo. Per tanti motivi, tra cui questo anche, Olinto vedrà in un certo senso interrotto dal suo vescovo il suo servizio sacerdotale. Viene sospeso a Divinis nel settembre del 1909. Don Olinto non può più celebrare la messa, non può più amministrare i sacramenti, pur mantenendo tutti gli obblighi della sua vita sacerdotale. E questa sarà una grande ferita, non abbiamo tempo di entrare qui oggi appunto, ma diciamo per 16 anni Don Olinto vivrà in queste condizioni. Condizioni che ha accettato proprio, dicevo, e cresce in una famiglia dove sono abituati a pagare di persona, no? Ecco, Olinto paga di persona queste sue scelte, le sue scelte educative, il credere in questo
ideale che voleva coinvolgere i giovani in una partecipazione attiva alla vita del ricreatorio e quindi alla vita politica, alla vita sociale, pagherà di persona per 16 anni. Pur di non rinunciare a questi ideali, lui accetterà questa punizione, chiamiamola così, questa sospensione di vimis, ma non ritratterà mai i suoi metodi educativi, tanto che il ricreatorio continuerà. Dorolinto avrà varie vicende, arriva a Bologna, perché poi a un certo punto dovrà anche mantenersi, dovrà trovare il modo di sostentarsi, per cui si laurea in storia e filosofia, inizia la carriera da insegnante e nel 1924 approda a Bologna e dopo pochissimi mesi, anche se è passato da Bologna, però nel febbraio del 25 il cardinale arcivescovo di Bologna, il cardinale Nasali Rocca, lo riaccoglie nel clero diocesano e gli affida, proprio perché aveva già capito chi era questo sacerdote, qual era lo specifico di questo uomo, e gli affida l'appostolato tra i baraccati, appunto fuori Porta Lame, fuori Porta San Donato, migliaia di persone che vivevano appunto in questi baraccati, senza condizioni igieniche, senza tagliati fuori anche dalla vita sociale. Don Olinto inizia a percorrere queste strade, queste strade forse erano proprio dei cunicoli tra le baracche, con la sua bicicletta, portando qualche segno di carità, mostrandosi appunto padre, ecco perché viene chiamato padre Marella. Molti non sapevano neanche chi fosse, qualcuno dice ma sembra un prete, dicono che è un prete, ma all'inizio la gente non lo sapeva. Lo chiamano padre proprio perché si sentono voluti bene, come da un papà che si prende cura dei suoi figli. E di nuovo l'attenzione viene rivolta a questi giovani, questi bambini, ragazzi, per cui Don Olinto sogna di poter dare un futuro. Per loro, appunto, coinvolgendo anche molti laici, quindi trascinando dietro di sé tutto un movimento, anche all'interno della Chiesa di Bologna, ricordiamo che questo gli è stato affidato dal cardinale Nasali Rocca, quindi aveva davvero l'approvazione e il sostegno anche dell'arcivescovo e della diocesi di Bologna, inizia a creare una rete di laici che con lui operano nelle zone più povere e degradate di Bologna, proprio con questo desiderio di dare un futuro. Don Olinto fa azione sociale, certo, ma questo lo fa in nome della sua fede cristiana. Don Olinto non abdica al suo essere prete, anzi, lui proprio in Via Piana, dove riuscì a ottenere dal comune di Bologna un vecchio magazzino dismesso che oggi sta per essere inaugurato un bellissimo museo proprio sulla vita di padre Marella. Vi invitiamo ad andare a vedere appena sarà possibile, perché purtroppo questi musei sono chiusi. E lì in Via Piana crea quella che lui stesso chiama la Cattedrale dei Poveri, un luogo dove celebra la messa, insegna il catechismo ai bambini, ma nello stesso luogo crea dei laboratori per insegnare un mestiere ai più grandi, per dare un futuro ai giovani, per renderli responsabili. No? L'intento di padre Marella, anche nel suo fare la carità, nel suo essere un grande uomo di carità, però non era solo quello di fare assistenza, assistenzialismo, come si dice con il classico suffisso un po' dispregiativo, ma era invece un promuovere. La carità deve aiutare a promuovere il bene dell'altro e a renderlo capace di essere autonomo. Ecco il progetto anche della Città dei Ragazzi, che poi nascerà alla fine degli anni 40, negli anni 50, quando Olinto avrà già smesso, ha terminato la sua carriera di insegnante, potrà dedicarsi totalmente a questo progetto, dove anche lì riproporrà lo schema del ricreatorio, no? I giovani che creano attraverso delle libere elezioni la struttura organizzativa di questa città, su cui lui vigila, è ormai nonno quasi, perché è già molto anziano, ma appunto una responsabilità a cui chiama i giovani che raccoglie, che raduna da tutta Italia, perché poi la sua fama si spande dappertutto. Diciamo, promozione umana integrale, è quello che oggi la Chiesa chiama così, una promozione umana integrale, quella che per Don Olinto passa appunto dalla fede e dal rendere le persone, i più poveri, capaci di costruirsi un futuro. È suonato il timer dei 15 minuti e mi fermo, lascio la parola a Don Paolo.
Bene, buonasera a tutti. Intanto, devo dire, io e Alessandro non viviamo insieme normalmente, ma siamo a fare una settimana di preghiera e siamo stati confortati dal fatto di avere un tampone negativo che ci ha permesso, insomma, di poter stare vicini senza mascherina in nella stessa casa. E, Padre Marella viene ricordato come la coscienza di Bologna, perché con il suo stare a fare l'elemosina, lui diceva come se un papà di famiglia non avesse da dare da mangiare ai suoi figli, andrebbe a fare l'elemosina per strada. Così io faccio, ecco, che si conferma questa idea della paternità che aveva verso i suoi ragazzi e i poveri in generale. Io arrivo all'approfondimento della figura di Padre Marella perché con la diocesi di Bologna stiamo preparando un film, un lungometraggio. Siamo un po' bloccati in questo periodo nelle prove, doveva essere girato a marzo, speriamo che per marzo ci sia la possibilità di farlo. E questo però mi ha permesso di andare, proprio mentre cercavo di guardare e approfondire la sceneggiatura, di andare a approfondire la sua persona. E una cosa che ho scoperto con stupore è che il termine coscienza non vale solo per quell'attitudine speciale per cui Padre Marella era per Bologna il ricordo che è importante occuparsi degli altri. Leggevo in questi giorni l'enciclica del Papa, Fratelli Tutti, dove c'è l'immagine molto bella del buon samaritano. Ecco, Padre Marella è stato un esempio chiaro di uno che si è fermato là dove si è accorto che c'era qualcuno che era in difficoltà, che era caduto. Ma quest'idea della coscienza, questo mi ha affascinato, non riguarda solo l'ambito morale e di assistenza verso i più sfortunati, quelli che la vita ha fatto inciampare o anche le proprie scelte sbagliate hanno fatto sì che fossero a terra, ma coscienza è il modo con cui io riassumo un po' un pensiero importante. Mi affascina l'idea che dietro a una carità così grande, a una solidarietà così luminosa, ci sia non solo un cuore grande, ma anche una testa capace di pensare. E questo penso che sia un messaggio molto importante. Noi ci troviamo questa sera non solo per fare un ricordo storico, ma perché la figura di Padre Marella davvero può parlare per il nostro tempo. E parto proprio da quest'idea della coscienza, definendola il luogo dove la libertà e la responsabilità si incontrano e fanno sì che una persona possa essere una persona matura nella sua umanità. Guardate, questo tema non è scontato, lo vedremo proprio adesso nel modo con cui questa coscienza si va a declinare concretamente nella vita di Don Olinto Marella. Libertà e responsabilità. Libertà vuol dire non essere succubi delle idee, delle ideologie, delle autorità, nel suo caso soprattutto ecclesiastiche, ma responsabilità vuol dire non dare spazio a una libertà che sia semplicemente spontaneità. Faccio quel che mi pare. Ma responsabilità vuol dire rispondo in prima persona di quello che ho scoperto, di quello che la mia coscienza mi sta portando a capire e a vivere. E come prima Don Alessandro ci ha ricordato, questo nella sua vita è stato molto chiaro. Ha pagato con tanti anni di sospensione da quello che era il suo ministero, la sua missione, ciò a cui lui era appassionato, cioè fare il prete. Comincio con una prima declinazione di questa idea di coscienza come unione di libertà e responsabilità. I primi anni in cui lui è prete viene chiamato a fare l'insegnante di storia ecclesiastica e di sacra scrittura presso il suo seminario a Chioggia e quando indagano su di lui per capire se davvero è, come si diceva allora, modernista, cioè se non seguiva quelli che erano i dettami ecclesiastici dell'epoca, si scopre in questa indagine che a un certo punto lui durante le lezioni presentava varie possibilità. Si trattava di capire se il Pentateuco era stato scritto da Mosè, cose che probabilmente questa sera non ci interessano, ma ciò che mi interessa è il principio. I suoi alunni, i seminaristi, gli chiedono, ma dunque tra tutte le teorie che tu ci hai presentato, qual è quella giusta?
siamo nel 1906-7-8, in quegli anni là, siamo in una situazione dove la Chiesa aveva detto chiaramente quello che bisognava dire che era giusto e quello che bisognava dire che era sbagliato. E lui invece risponde dicendo: studiate, approfondite e capirete voi qual è la teoria giusta. Questo detto in quegli anni lì è veramente incredibile. Dove, attenzione, questo penso che sia importante, non si applica solo semplicemente il principio della libertà intellettuale, della coscienza intellettuale. La tua testa dove ti ha portato ad arrivare? Ma si cerca di superare, e questo lui l'ha ben presente, anche il principio relativistico che qualsiasi opinione va bene. Cioè lui non dice credete quel che vi pare, dice studiate, approfondite e allora riuscirete a capire qual è la verità. Dunque, contro l'ideologia di un'idea che viene calata dall'alto, ma anche contro l'idea di una verità che è in preda semplicemente all'opinione di chi in quel momento lì si sente di dire la sua cosa. Interessante, no? Perché questo, il nostro tempo è un tempo invece di opinioni che diventano anche opinioni violente e di poca ricerca, forse. O perlomeno tutti quelli che si sentono in dover di dire delle cose non sempre hanno approfondito e hanno ricercato. A distanza di quasi 60 anni, quando sta per incominciare il Concilio Vaticano II, lui già molto anziano si prende la briga di mandare una lettera a tutti i vescovi convocati da tutte le parti del mondo a Roma. È una lettera che introduce la riedizione che lui fa di un librettino sui linguaggi umani, una roba tra l'altro anche abbastanza illeggibile, cioè difficile da capire. Si tratta di capire come le lingue indoeuropee si sono mischiate con altre tradizioni linguistiche, cose che a noi forse non interessano, anzi, certamente. Ma la cosa interessante è che in questo caso, ancora dopo tanti anni, Padre Marella sostiene il principio che la verità è interpretazione. All'interno della Chiesa questa non è una cosa scontata, ma probabilmente all'interno di ogni sistema culturale, che ogni sistema culturale, non solo quello ecclesiale, ha i suoi dogmi, ha le sue verità che devono essere e devono essere così come vengono dette. Dire che la verità è interpretazione, lui ha un bellissimo commento appunto che accompagna questa lettera, in cui dice, che accompagna questo libretto, in cui dice che anziché ognuno pensare quello che crede e parlare in una lingua incomprensibile, si rifà all'episodio di Babele, della torre di Babele biblico in confronto con l'episodio della Pentecoste, si tratta invece di trovare la possibilità di mantenere le differenze ma comprendersi, ognuno possa comprendere la lingua dell'altro. Interessantissimo alla vigilia del Concilio Vaticano II, ma nonostante che siano passati più di 50 anni da quel momento, penso che sia una roba ancora interessante, anzi forse ancora più interessante ai nostri giorni. La verità interpretazione non vuol dire che la verità è opinione, che ognuno creda quel che vuole, ma che se ti metti a cercare, la via dell'interpretazione è una via impegnativa, esigente, che non ti porta dove vuoi te, ma ti porta dove la verità ti vuole portare. Bene, questo principio diventa anche un principio ecclesiale, cioè Padre Olinto, Don Olinto Marella, fin da giovane, la sua tesi di teologia che gli permette di diventare prete è su come era organizzata la gerarchia ecclesiastica dei primi tempi, mettendo a confronto due modelli: quello gerarchico piramidale, dove al vertice c'è il Papa o comunque il Vescovo e poi in piramide tutti sotto, e il modello invece collegiale. E il modello collegiale è quello che lui preferisce, ed è un modello dove la verità, anche in questo caso la verità ecclesiale, la verità della vita della Chiesa, non si raggiunge perché dall'alto qualcuno l'ha detto, ma perché ci si mette insieme. Questa è la via lunga dell'interpretazione. Perché dico la via lunga dell'interpretazione? Perché l'interpretazione, la via collegiale, richiede tanto tempo. Finché non si è d'accordo si sta lì. Non vuol dire allora democraticismo, perché il democraticismo funziona bene con la maggioranza più uno. Allora può diventare ancora una forma di forza, o se non addirittura di violenza. Invece la via collegiale è una via dove ci si mette lì e
si cerca di raggiungere la verità tutti insieme. Anche questo penso sia un principio interessantissimo per l'oggi. Padre Marella non ci suggerisce solo un impegno nella carità concreta, nella solidarietà con gli altri, ma ci aiuta a capire che per fare questo bisogna imparare stili di comunicazione, stili di condivisione, stili che ci permettono di arrivare a delle decisioni che siano collegiali, né calate dall'alto, ma anche non semplicemente nella polarizzazione estremizzata che tante volte viviamo nei nostri giorni tra una maggioranza e una minoranza, ma c'è una collegialità. E questo investe anche, su questo mi fermerò poco, ma per lui è molto importante, per noi cristiani questo è un punto di riferimento importante, ma probabilmente, visto che siamo in un contesto di quartiere, quindi dove saranno collegati, saranno presenti sia persone che condividono la fede cristiana che invece persone che non la condividono, penso che questo sia un principio comunque importante, ed è il principio della coscienza come luogo intimo della decisione della propria vita. Quando il vescovo a un certo punto gli dice: se tu non chiudi il ricreatorio di Pellestrina dove ci sono ragazzi e ragazze insieme, se tu non fai un'altra serie di interventi, di cose che a me non vanno bene, verrai sospeso. Lui, senza ribellarsi, non con moti anarchici o autarchici, non so come dirli, ma con grande sottomissione, però al tempo stesso dice no, cioè non lo dice neanche. Di fatto gli chiedono di portare avanti alcune scelte e lui non riesce a farle, ma non riesce perché è disobbediente, è un faccino roso, non riesce perché la sua coscienza gli sta dicendo che quella roba lì, a costo di rimetterci la cosa più importante per la sua vita, cioè il suo ministero di prete, quella cosa lì non si può fare, non si può portare avanti così come gliela chiedono. E dunque, quando viene sospeso dalla possibilità di celebrare i sacramenti e nella sua diocesi addirittura di ricevere l'Eucaristia, lui a un certo punto, con grande forza, senza mancare di rispetto al suo vescovo, ma anche senza piegarsi per certi versi, dice la mia coscienza e il mio cuore rimane comunque sempre il luogo dove io mi incontro con Gesù, quello non me lo potete togliere. È un altro principio molto importante. Siamo in un'epoca in cui ci viene chiesto davvero uno sforzo enorme di solidarietà, di andare contro all'indifferenza, di ritrovare una socialità anche laica, anche civile, una capacità di solidarietà veramente alta. Penso che l'appello a guardare nel più profondo del proprio cuore, nell'intimo della propria mente, della propria sensibilità, del proprio cuore, per ritrovare quello che i filosofi chiamavano l'imperativo categorico, sia una roba importante, riuscire a capire nel mio cuore che cosa io devo fare, non posso non farlo. E da ultimo, tutto questo va a sfociare in quella che già Don Alessandro prima ci ricordava, che è l'educazione. Ma capite che il tema dell'educazione a questo punto diventa fondamentale, non è semplicemente uno degli altri temi. Se è vero che la coscienza non è semplicemente una libertà autocentrata che va dove gli va di andare, ma è alla ricerca di una verità, è alla ricerca di una responsabilità, risponde delle proprie azioni, delle proprie scelte, allora perché questo funzioni bisogna che le coscienze siano formate. La scelta educativa diventa per Padre Marella una scelta necessaria. Bisogna imparare a educarsi a questa libertà che diventa una responsabilità. No, un'imposizione dall'alto della regola, ma neanche semplicemente uno spontaneismo. È interessantissimo come lui, già avete sentito, più di 100 anni fa, educava i suoi ragazzi alla politica con la P maiuscola, dove ci si mette la faccia, dove ci sono dei programmi, dove questo succedeva all'interno della città dei ragazzi dopo e prima all'interno del suo ricreatorio. E penso che questa cosa qui sia anche questa di un enorme valore per noi. Ecco, in tutto questo contesto, e anch'io volgo al termine, in tutto questo contesto si può parlare di una solidarietà, di una carità grandi, ma che non nascono semplicemente da un cuore grande, ma anche da un pensiero,
e sa pensare cose forse controcorrente, e forse non controcorrente solo 100 anni fa o 50 anni fa, ma anche ai nostri giorni. Penso che queste idee che ho provato di raccontarvi questa sera, forse brevemente, spero non in maniera confusa, ci possano stare diversi spunti che ci aiutano a capire come costruire una società giusta, buona e intelligente anche ai nostri giorni. Grazie. Bene, ringraziamo Don Alessandro e Don Paolo per questa loro interessantissima, penso, esposizione della vita e del pensiero di Padre Marella, che credo che sia quanto mai attuale, come diceva alla fine Don Paolo. Darei la parola adesso a Dino Cocchianella, il direttore del quartiere Savena, che ci illustrerà un pochettino, un po' più concreto, il quartiere Savena cosa ha fatto e cosa sta facendo come lavoro di comunità. Prego Dino. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Proverò a illustrare un po' quello che è il lavoro di comunità che in questi anni, soprattutto diciamo negli ultimi due, stiamo mettendo a punto all'interno del quartiere, e non solo come ufficio e servizi, ma proprio perché è il lavoro di comunità insieme a tantissimi altri, associazioni, parrocchie, caritas parrocchiali, insieme alle società sportive, con un lavoro complesso, anche perché appunto una delle cose che bisogna dire e chiarire quando si parla di comunità è che la comunità non è data in natura, ma richiede uno sforzo continuo di costruzione. È un po' il tema che vorrei riprendere, magari aiutandomi con alcune slide, in modo tale che possano un po' aiutarci ad avere sott'occhio che cosa intendiamo per lavoro di comunità, partendo proprio da capire che cos'è la comunità. Ecco, ringrazio Don Alessandro, ringrazio Don Paolo, perché appunto ci hanno messo di fronte a una immagine di Padre Marella che va oltre quella un po' comune che abbiamo tutti del vecchietto solo col cappello in mano che fa assistenza ai poveri, ma ci restituiscono, e la beatificazione è stata per tutti e anche per me l'occasione di scoprire che c'è una continuità nel Padre Marella sacerdote, nel Padre Marella professore, nel Padre Marella fondatore del Villaggio dei Ragazzi, ed è una continuità che nasce appunto da una concezione della carità verso i poveri, con i poveri, che è assolutamente moderna, ma lo era appunto, come è stato detto e ricordato, fin dal momento in cui avviò insieme al fratello, insieme alla sua famiglia, le attività del ricreatorio. E quella di Padre Marella è stato appunto un combattere le povertà con l'educazione, è stato più volte richiamato questo, e credo che sia appunto un elemento anche nuovo della riflessione che si offre oggi con la figura di Padre Marella, come la pedagogia di Padre Marella, che è una pedagogia complessa, una pedagogia assolutamente moderna fin dagli albori del ricreatorio, è portata avanti in tutta la sua vita, ed è non appunto una attività solitaria quella di combattere le povertà, ma è un'attività che si fa con la responsabilità di tutti, e questo sicuramente è il senso più profondo del lavoro di comunità, nel senso che è una chiamata alla responsabilità
nel caso di Marella, dell'intera città verso i poveri, ed è una responsabilità che si ha con chi vive e sta con i poveri di non lasciarli in una condizione di assistenza, ma di dargli gli strumenti attraverso l'educazione, attraverso la formazione professionale, di uscire dalla condizione di povertà. E quindi anche una responsabilità diretta dei poveri nell'andare oltre la condizione, nell'aspirare a una condizione di libertà e dignità. E infine tutto questo per costruire una comunità vera e propria, che è poi la visione che c'è dietro il ricreatorio, dietro Pellestrina, ma che c'è anche alla fine della vita e dell'esperienza di Padre Marella nel villaggio dei ragazzi. Ecco un po' su questi temi alti che ci confrontiamo poi nel lavoro di tutti i giorni, a partire dall'identificare la comunità, che cos'è la comunità, e non si può non partire dai numeri della comunità. Savena è una comunità grande, 60.000 abitanti, una media cittadina italiana, con un reddito medio di 24.000 euro, con il 26% della popolazione che ha un reddito inferiore alla soglia dei 12.000 euro, fatta di un quinto di laureati, ma anche alcuni dati, per esempio, che ci danno l'idea già di una forma di povertà tra quelle contemporanee, che è per esempio la povertà relazionale, che è la solitudine delle persone, e lo vediamo per esempio dal dato delle famiglie residenti, che sono 30.000, e una dimensione media delle famiglie di Savena composte da due persone, per lo più anziane, con un'età media di circa 49 anni, e con oltre il 30% della popolazione oltre i 65 anni. È una comunità anche in parte nuova. Torno un attimo indietro. È una comunità in cui ci sono circa 8.200 immigrati provenienti da paesi europei e da paesi di tutto il mondo. Sono rappresentate 116 nazionalità, ecco, a Bologna sono circa 150 le nazionalità presenti, e anche qui, se andiamo a guardare da dove vengono i numeri, ci danno anche un'idea di molte di queste persone sono addette a lavori di cura, proprio perché è un quartiere in cui prevale appunto la popolazione anziana. 1.700 vengono dalla Romania, 800 dalle Filippine, 750 dalla Moldova, 650 dal Bangladesh, 600 dall'Ucraina, 500 dal Pakistan, 400 dall'Albania, 350 dal Marocco, 250 dal Perù, 250 dalla Cina, 200 dalla Polonia, e via a scendere. Ecco, se guardiamo anche al dato, per esempio, dei servizi sociali, poi parlerà Marco Tocco, che è responsabile del servizio sociale territoriale, anche qui vediamo un servizio sociale che è impegnato parimenti da una parte sugli anziani per un 50% delle attività e degli interventi, ma l'altro 50% è impegnato su famiglie con i minori, in parte sui disabili e sul disagio adulto. A Savena ci sono circa 7.000 bambine e bambini sotto i 14 anni, 5.000 frequentano le scuole primarie, ci sono 52 scuole e servizi educativi, ci sono molti impianti sportivi, una biblioteca comunale, due biblioteche collegate al quartiere,
86 associazioni che operano, 1260 assegnatari di alloggi pubblici, e questo un po' ci porta anche al tema di un quartiere in cui forse la povertà economica non è il dato principale, però sicuramente possiamo incontrare altre forme di povertà che hanno appunto caratterizzato un po' le nuove povertà di questi anni e che in questo periodo un po' si stanno fondendo insieme tra povertà vecchie e nuove, anche in forme più acuite dall'emergenza dell'epidemia Covid. Un primo tentativo, diciamo, di voler mappare, scandagliare le povertà in maniera anche partecipata, raccogliendo informazioni, raccogliendo proposte, raccogliendo anche tutte le esperienze di quelli che operano variamente sul campo, è stata fatta all'interno del piano di zona nel 2018 e come vedete il tema della povertà appunto tiene conto sì della povertà economica, quindi anche con la difficoltà di acquistare beni di prima necessità, ma anche della povertà educativa, che è sia le difficoltà nell'apprendimento, la dispersione scolastica, fenomeni di disagio e esclusione sociale negli adolescenti, una povertà abitativa e anche una povertà relazionale. E questo sicuramente è un aspetto come dire, di povertà. Riguarda tutte le persone, con particolare attenzione gli anziani, ma non solo, che si trovano in situazioni di solitudine, che sono prive di reti amicali, di vicinato e di legami sociali. Ecco, per quanto riguarda il quartiere Savena, durante gli incontri sul piano di zona sono state individuate queste priorità e questi obiettivi: la prevenzione dell'isolamento relazionale e sociale, il sostegno a persone fragili e famiglie in difficoltà, spesso non conosciute dai servizi, le progettualità con tutta la comunità sulla socializzazione, la valorizzazione delle competenze, il sostegno alle famiglie, la prevenzione della dispersione scolastica, la promozione di opportunità per i giovani. Sono state individuate due zone bersaglio in cui focalizzare l'azione, due Madonne Fossolo, San Rufillo e Bellaria, e poi via Abba Battaglia, via Lombardi e Villa Paradiso, via Ponte Vecchio, Emilia Levante, via Arno, ma soprattutto diciamo le zone su cui si sono focalizzate le attenzioni e anche i progetti sono soprattutto la zona di via Abba e dintorni e la zona Due Madonne e la parte diciamo di Fossolo intorno a Due Madonne. Sono state presentate molte proposte e idee progettuali, non sto a scorrerle anche perché su alcune di queste ci torneremo. Tutto questo si è innestato anche in un processo di riforma dei quartieri seguito alla riduzione del numero dei quartieri e a partire dal 2016 anche con funzioni rinnovate sui quartieri, meno funzioni gestionali rispetto anche ai servizi e soprattutto puntare ai quartieri come luogo della partecipazione della comunità, come sono stati poi nell'intuizione avuta da Dossetti nel 56, da Dossetti Ardigò con il Libro Bianco, tornare ad essere dei luoghi soprattutto di partecipazione e di costruzione di comunità. E ci sono stati elementi anche da un punto di vista economico nuovi, nel senso che sono state attribuite ai quartieri, ciascun quartiere, dei fondi per il lavoro di comunità, sono stati istituiti nei quartieri l'ufficio reti che tiene tutti i rapporti con l'associazionismo, i volontari, il terzo settore e il team multidisciplinare che permette di tenere insieme tutti i servizi di quartiere indipendentemente se sono
dipende dal direttore di quartiere o dal direttore dell'area welfare, per esempio per i servizi sociali territoriali, della polizia municipale o della biblioteca di quartiere, e si incontrano tutti insieme con la presidente sia per le attività di programmazione sia per affrontare insieme i problemi trasversali del quartiere. Ci sono stati in questi anni dei progetti PON, che soprattutto rivolti agli adolescenti e ai giovani, ci sono stati i laboratori di quartiere e l'esperienza del bilancio partecipativo, che è interessata anche questa progressivamente dal 17 a quest'anno le tre aree in cui viene un po' suddiviso il quartiere, e c'è anche in corso il rinnovamento di quello che erano i centri sociali anziani, che senza perdere questa vocazione, cioè quella della socializzazione degli anziani, vogliono anche però aprirsi in forma intergenerazionale, diventare delle vere e proprie case di quartiere, dei luoghi civici in cui si incontrano e trovano servizi e trovano possibilità di partecipazione gli abitanti nei dintorni. Per andare più nello specifico del lavoro di comunità e quello che si sta facendo in questi mesi, ogni anno il Consiglio di quartiere dà degli indirizzi agli uffici, ai servizi su cui lavorare, su cui organizzare attività, eventi, progetti per l'anno, e questi sono gli indirizzi che sono stati dati dal Consiglio di quartiere nel programma obiettivo per il 2020, e come vedete trovano, sono appunto focalizzate nel contrasto delle povertà attraverso la cura della comunità e la cura del territorio, un'attenzione forte sui giovani, sugli adolescenti e sulle scuole, e anche la necessità appunto per combattere le povertà relazionali, ma anche le povertà educative, le povertà culturali, l'organizzazione di eventi e spettacoli, attività culturali per l'animazione territoriale e socioculturale. Ecco, su tutto questo si è innestata l'epidemia Covid, e questo sicuramente ci ha portato sia a dover immaginare di lavorare in un modo nuovo e anche con modalità inedite, sia fra di noi, sia nei rapporti con la società civile, con l'associazionismo, con gli altri soggetti che collaborano abitualmente col quartiere, sia anche nel modo di organizzare le attività. Non entro nel merito delle esperienze fatte, perché dopo ne parleranno Marco Tocco e anche Giovanna, per quanto riguarda l'esperienza di Savana Solidale, della spesa alle famiglie, alle persone in difficoltà. Ecco, sicuramente l'emergenza Covid ha accentuato le disuguaglianze e le povertà, ne ha create di nuove, le ha mischiate insieme, e anche, come ricordava la Presidente, però richiamato fortemente tutti alla responsabilità comune, alla solidarietà, alla collaborazione e anche a quella che in senso lato è la resilienza che viene data dal supporto reciproco nei momenti difficili. Ecco, su tutto questo siamo riusciti a fare un avviso pubblico, una chiamata ai soggetti insediati nel quartiere che svolgono attività sia da anni sia quelle più recenti, per progettare insieme, ma anche per fare insieme delle attività, dei progetti, degli interventi, in modo tale che condividendo le risorse si possa fare di più e meglio per raggiungere più persone, coinvolgere più persone. Abbiamo fatto un avviso pubblico, sono pervenute 38 proposte da 71 soggetti e associazioni, ne sono state portate in coprogettazione 35, ci sono 13 proposte per quanto riguarda l'animazione socioculturale, 16 per quanto riguarda l'infanzia e l'adolescenza e l'anno scolastico, 20-21 e 9 per la cura della comunità e del territorio.
sono state coinvolte 36 associazioni, 26 operatori del quartiere, siamo riusciti a fare una coprogettazione online, un po' come stiamo facendo stasera, ma ce l'abbiamo fatta e alla fine sono venuti fuori un metaprogetto che è Savena 2021, perché ci siamo messi avanti anche per il 21, visto il ritardo con cui siamo partiti e la necessità di dare continuità alle attività e ai progetti, e quindi 9 associazioni, 4 macroazioni raccolte nel progetto Savena Solidale, in cui c'è la ripresa dell'Emporio Solidale di Via Abba, molte iniziative di cura e rivitalizzazione del territorio, l'integrazione e coesione sociale e soprattutto anche uno sportello informatico molto più rafforzato proprio per combattere quella povertà digitale che si è manifestata fortemente durante l'emergenza Covid. Savena Insieme, dicevo, delle attività di animazione artistica, teatro, cinema, conferenze, seminari, musica e fotografia per combattere la povertà relazionale, la povertà culturale, e anche qui richiamavano prima la presenza di una serie di attività che non erano solo educative in senso stretto, ma erano anche di animazione culturale e artistica presenti nella pedagogia di Padre Marella sin dal ricreatorio. Ecco, infine, il metaprogetto Savena Futura, rivolto soprattutto a bambine, bambini, ragazze, ragazzi, adolescenti e genitori, contro la povertà educativa, tenendo conto di intercultura, formazione e mediazione culturale, perché abbiamo visto non solo una nutrita presenza di persone immigrate, ma anche la varietà di provenienza e soprattutto il fatto che spesso questa percentuale aumenta nelle scuole, perché ci sono molti, quasi il 25% dei bambini è di provenienza è nato da genitori immigrati, e quindi la necessità di tenere forte questa attenzione all'intercultura, alla mediazione culturale, il sostegno alla genitorialità, le azioni formative per studenti e personale scolastico e l'attenzione ad attività e luoghi di aggregazione per gli adolescenti. Ecco, per saperne di più di questi progetti potete andare sul sito del quartiere su Iperbole, qui sotto c'è l'indirizzo, ma molti credo che lo conoscano. Accennavo anche al tema della partecipazione e soprattutto all'esperienza del bilancio partecipativo, che è arrivato alla sua terza edizione e da lunedì prossimo si aprono le votazioni sui progetti proposti quest'anno di interventi fisici sul territorio nell'area Fossero Due Madonne, ma quest'anno c'è anche una novità che riguarda anche fortemente il tema, appunto, che stiamo dicendo del lavoro di comunità e del contrasto alle povertà, perché si voteranno anche, i cittadini potranno votare anche le priorità su cui il quartiere investirà l'importo è circa 150.000 euro in vari progetti secondo le priorità che decideranno i cittadini nella votazione che si aprirà il 16. Ecco, sono quasi tutti obiettivi che appunto sono obiettivi che vanno appunto nel contrasto delle varie forme di povertà. È importante anche qui che siano i cittadini un po' a scegliere, in parte queste sono già priorità che sono state espresse dal Consiglio di quartiere, che sono state confrontate in vari laboratori e incontri con i cittadini e le associazioni. Adesso si tratta di decidere su quali puntare maggiori risorse, e questo lo faranno direttamente i cittadini. Anche qui vi rinvio al sito per saperne di più, per vedere come votare, far votare. Il sito è sempre il sito del Comune di Bologna, partecipa Comune Bologna, bilancio partecipativo. Ecco, infine un accenno a un progetto che sta vedendo finalmente la luce dopo 4 travagliati anni, ed è il progetto di Salus Space, che riguarda il recupero dell'area in cui sorgeva la vecchia clinica Villa Salus,
in stato di degrado e di abbandono. In un primo momento si era pensato di riuscire a recuperare gli immobili, ma non è stato possibile. C'è stato un finanziamento europeo di 5 milioni di euro, un progetto fatto insieme da 16 partner, il Comune di Bologna, l'ASP Città di Bologna, l'Università, ma anche cooperative e associazioni e anche enti ecclesiastici come per esempio l'Antoniano Onlus, che hanno partecipato alla coprogettazione di questo posto, partecipando a un bando europeo per interventi innovativi nei confronti di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, e il progetto finanziato prevede un po' una molteplicità di funzioni, ma anche un mix di convivenza, proprio per evitare appunto che si creino ghetti, luoghi destinati solo ai poveri, eccetera, ma che sia anche un luogo di assunzione di responsabilità, di formazione. Sono previsti 20 appartamenti più 12 posti letto, bilocali e trilocali, in parte destinati a rifugiati e immigrati richiedenti asilo, in parte saranno assegnati tramite bando a famiglie o anche singoli che ne faranno richieste e che sono disposti a fare un'esperienza di coabitazione collaborativa. Ci sarà un centro studi sull'innovazione sociale e il welfare interculturale, con anche delle postazioni per il co-working. Ci sono degli orti e delle attività di agricoltura urbana che hanno partecipato a un ulteriore progetto europeo QD, e quindi si svilupperanno forme di agricoltura urbana innovative. I laboratori, molti ricordavano appunto i laboratori di Via Piana, i laboratori del villaggio dei ragazzi, proprio per permettere anche sia della formazione professionale, ma anche delle forme di sostentamento per quelli tra gli ospiti che vi vivono, che non hanno lavoro. Ci sarà quindi un laboratorio alimentare, un punto di ristoro, un teatro, un atelier artigianale. E poi un lavoro di comunità, appunto perché le comunità vanno costruite, in cui ci sarà un supporto sia per aiutare a costruire la comunità all'interno di Salus Space, ma anche nelle relazioni con le persone che vi abitano e con il quartiere. E anche qui diciamo quello che è importante è che le persone che vi vivranno saranno una comunità con una carta dei valori, e tutti quanti parteciperanno sia direttamente sia attraverso i propri rappresentanti alla governance del complesso e anche ai rapporti con la comunità. Ecco, anche qui per saperne di più c'è il sito in cui potete vedere anche lo stato dei lavori. Sono stati conclusi la palazzina centro studi e i laboratori con le strutture temporanee, sono in via di conclusione anche le residenze e di sistemazione l'area esterna, e dovremmo, se tutto va bene, poterla inaugurare il 29 gennaio. Bene, mi fermo qui, purtroppo sono riuscito a portar via quasi tutta la mezz'ora, ma ero proposto di lasciare più tempo agli altri, quindi smetto immediatamente, grazie per l'attenzione. Bene. Grazie Dino di questo intervento che ci ha illuminato sul lavoro di comunità del quartiere, e direi di passare a questo punto a verificare quelle che sono delle testimonianze, le abbiamo definite, un po' su quello che è l'opera Padre Marella e la solidarietà del Sabena. Darei ora la parola ai due intervenuti che interverranno per l'opera Padre Marella, che ci racconteranno un po' questa loro testimonianza, questa loro esperienza sull'onda di Padre Olinto Marella. Prego. Grazie, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo, e grazie anche agli interventi precedenti che hanno restituito una tridimensionalità appunto alla figura del nostro fondatore Olinto Marella,
che per molti anni, come diceva appunto prima Dino, era un po' appiattita su una figura straordinaria di carità e solidarietà, ma che non riconosceva questa straordinaria figura di intellettuale, di persona coraggiosa, di sacerdote profondamente spirituale, colto e tenace nel portare avanti appunto la sua idea di sacerdote, la sua idea di grandissimo educatore. Questo percorso della beatificazione ci ha consentito di restituire un po' questa dimensione più piena di Don Olinto Marella, e come è stato anticipato prima, il museo su cui abbiamo lavorato spero che possa consentire alle persone di immergersi nella vita di Padre Marella, perché sarà un museo interattivo che consentirà alle persone di entrare profondamente nell'intimità, nel pensiero, nel dolore dei 16 anni di sospensione ad Divinis di Padre Marella. Il museo nasce in Via Piana per restituire appunto dove tutto è partito. In Via Piana, in quel famoso magazzino della nettezza urbana, Padre Marella comincia a fare accoglienza, comincia a celebrare anche la messa, prende una bifora staccata da non sappiamo quale chiesa, la pone sul magazzino della nettezza urbana e lì comincia a celebrare la messa e a fare la sua carità, il suo Vangelo concreto nel baraccato e nelle zone appunto di San Donato. Da lì ripartiamo e capite anche quanto è meravigliosa, ma ingombrante l'eredità di un fondatore come il nostro, e quanto ci sentiamo addosso la responsabilità di essere all'altezza degli insegnamenti e di un'accoglienza che sia un'accoglienza sensata. Il nostro arcivescovo chiama quella di Padre Marella un'accoglienza fatta di carità e intelligenza, quindi non solo di benevolenza, di gentilezza, di fare del bene al prossimo, ma promuovere l'autonomia, cercare di costruire tutti i presupposti che portino i suoi poveri a essere delle persone emancipate e proiettate nel futuro. E quindi questo è quello che cerchiamo di continuare a fare oggi, a 61 anni dalla morte del nostro fondatore, cercare di fare un'accoglienza che non sia un'accoglienza sterile, un'accoglienza fine a se stessa, a quel percorso che si chiude all'interno delle mura dell'opera di Padre Marella, ma sia un'accoglienza che getti delle prospettive e costruisca un futuro per i nostri assistiti. Così come si conosce poco ancora di Padre Marella, io credo si conosca anche a poco dell'opera stessa. Ci siamo confrontati spesso con delle persone che non sapevano che l'opera avesse 12 comunità, quindi 12 comunità residenziali presenti e articolate nell'area metropolitana bolognese, quindi tra Bologna, la prima cintura, San Lazzaro, ma anche molte comunità articolate fino ad arrivare a Ravennate, per esempio a Massa Lombarda. Lancio due numeri senza voler essere noiosa, ma per far capire di cosa stiamo parlando oggi e cosa ha prodotto questa eredità eccezionale e importante che cerchiamo di testimoniare ancora oggi. Con i nostri circa 190 posti letto c'è un giro di accoglienza residenziale di circa 340 persone che trovano assistenza all'interno delle nostre comunità. E sui 260.000 pasti l'anno forniti alle persone. E questo è soltanto una fotografia della parte residenziale delle nostre attività, che è sicuramente quella preponderante, ma che negli ultimi tempi ha mostrato anche di non bastare. L'opera nasce come accoglienza comunitaria, perché appunto nell'esperienza comunitaria, già dai tempi del ricreatorio, poi in quelli della prima città dei ragazzi di Via Piana, poi nella seconda città dei ragazzi di San Lazzaro in Via dei Ciliegi, il nodo cruciale educativo era la corresponsabilità, l'autonomia, il darsi e riconoscersi fiducia, il costruire insieme. Convivere significa imparare a gestire i conflitti, significa rinunciare a delle cose, significa venire a trattativa sui propri spazi, sulle proprie aspettative, significa però anche sentirsi riconosciuti, perché per delle persone che non hanno famiglia, non hanno reti di relazioni, non hanno prospettive, spesso quella vita comunitaria regala le prime relazioni e il riconoscimento di persone che altrimenti sarebbero assolutamente invisibili. E per cui questa esperienza comunitaria è importantissima, fondamentale, cerchiamo di portarla avanti.
cambiando le povertà ovviamente non basta più solo quello, ma l'intervento si articola in modo un po' più strutturato, perché la vita comunitaria è fondamentale come primo approccio per delle persone, anche per ritrovare un po' di stabilità, di equilibrio, di certezze, di sicurezze, e poi ci sono dei processi che via via portano i nostri assistiti a essere più autonomi, quindi verso percorsi di transizione abitativa graduali che consentano a chi ha difficoltà sia economiche sia relazionali di cominciare a farcela con del supporto, ma via via sempre più da soli. Le povertà sono cambiate, insomma, se pensiamo ai primi bambini accolti da padre Marella, raccolti dalle strade e messi a dormire nei cassetti del suo comò, che oggi griderebbe vendetta. Oggi il mondo è cambiato e anche il tipo di risposta che ne diamo deve essere diversa, ma è assolutamente ispirata a quei principi che rimangono dei principi assolutamente attualissimi, così come la figura di padre Marella ritengo sia veramente una figura che anche leggendo l'ultimo documento papale, l'enciclica Fratelli Tutti, si parla di misericordia, di prossimità, del riconoscersi, di aprire le frontiere, del cercare il dialogo con l'altro, del prendere parte, dello scegliere, del farsi parte attiva, di non rimanere indifferenti di fronte alle sofferenze di chi abbiamo intorno, di non cedere alla comodità spesso di girarci dall'altra parte perché le cose non ci toccano direttamente. Padre Marella da quel punto di vista ha scelto un angolo, ha scelto di farsi simbolo di una città, ha scelto di testimoniare quotidianamente la scelta quotidiana che ha richiesto anche ai bolognesi di non girarsi dall'altra parte, ma cercare di essere parte attiva di un processo di misericordia, di solidarietà, di attenzione nei confronti dell'altro. E, ne approfitto oggi perché appunto è una notizia uscita oggi su Repubblica che ha restituito anche una dimensione diversa della povertà. Se non avete avuto occasione, cercate questo articolo che parla del barbonismo in casa, cioè un fenomeno con cui noi ci siamo scontrati negli ultimi mesi, negli ultimi due anni, principalmente che con il Covid è esploso, un fenomeno per cui avere anche una casa, a volte avere anche un lavoro, una piccola parvenza di lavoro, per quanto precario, se non c'è un equilibrio, non c'è un sistema di relazioni, non basta, perché si rischia di poter essere tremendamente soli, abbandonati anche all'interno delle case. Ne faccio parlare a Massimo perché altrimenti poi rubo tutto lo spazio e soprattutto insomma, faccio parlare uno dei due monumenti per questione di età dell'Opera Marella, perché dopo padre Gabriele, che da 50 anni in quell'angolo continua a testimoniare la tenacia di padre Marella, e quindi nel nostro angolo del centro di Bologna poi c'è l'altro grande vecchio dell'Opera Marella, che da 30 anni porta avanti invece le attività sociali. Rubo soltanto una battuta al tempo desiderato anche agli altri interlocutori, proprio perché questo evento della beatificazione ha costretto tutti in qualche modo ad approfondire e a riscoprire il messaggio pedagogico del nostro fondatore. Si rischiava molto di fare un tipo di servizio ormai negli ultimi anni abbastanza statico, l'erogazione di vitto e alloggio e nulla di più. Quando invece il fenomeno della pandemia ha in qualche modo costretto a ricalibrare gli interventi a fronte di situazioni che hanno cominciato ad emergere. Claudio faceva appunto riferimento al barbonismo che si vive in casa. Noi spesso siamo dovuti intervenire in situazioni di persone che, pur avendo apparentemente una situazione di protezione, una casa, vivono in una condizione di degrado e di abbandono che ovviamente la solitudine determinata da questa immane tragedia della pandemia ha soltanto accentuato. Ho sentito parlare più volte di solitudine, ecco, questo sicuramente è il nemico di oggi.
la impossibilità di creare relazioni, di continuarle, di poter avere la visita domiciliare che ti permette in qualche modo di fare un bagno di realtà rispetto alla situazione che vivi e che affronti. E noi operatori sociali stiamo ritornando ad essere quelle antenne sociali che ci permettono di incrociare nuove situazioni di emergenza, di degrado e, laddove possibile, di poter intervenire positivamente. Non vogliamo rubare altro tempo perché siamo anche molto interessati a ascoltare chi verrà dopo di noi nel racconto del quartiere. Grazie per questa occasione. Bene, grazie a Claudia Massimo per questa testimonianza molto importante in questo contesto di questa serata che stiamo vivendo. E direi senz'altro di passare la parola a quello che abbiamo definito solidarietà al Savena, e quindi credo che ci siano tre testimonianze: di Giovanna, che è una consigliera di quartiere, se non vado errato, di Marco Tocco, che è responsabile dei servizi sociali territoriali, e di Anna Rita Ciaruffoli, che è una mamma, un genitore dell'IC12, che credo ci porteranno anche loro delle simpatiche e innovative testimonianze. Prego, decidete voi in quale ordine fare gli interventi. Posso partire io? Prego. Intanto grazie mille davvero per la possibilità di così portare questa nostra piccola azione solidale in questa serata in cui ritroviamo comunque molti fili, uno spirito comune, insomma. La spesa solidale è questa azione nata in maniera molto spontanea, diciamo così, da una trentina di cittadine e cittadine di Savena, quindi persone proprio del territorio, che si sono mosse un po' sull'onda di quello che già molti di voi hanno detto, proprio con l'intento di fare parte, partecipare a un tentativo di dare una piccola risposta a dei bisogni che ovviamente nel territorio ci sono sempre stati e su cui c'è anche un presidio molto forte di realtà anche importanti e strutturate, ma che in questa primavera ovviamente abbiamo tutti sentito scoppiare, quindi in maniera così proprio spontanea, ma anche vitale per certi aspetti, un gruppo di cittadini si è messo in moto, facendo un'operazione anche semplice da un certo punto di vista, cioè una raccolta, una distribuzione di beni alimentari, di beni di prima necessità. L'abbiamo fatto da maggio a fine settembre, l'abbiamo fatto portando ogni 2 o 3 settimane a un numero cospicuo di persone queste spese, frutto delle raccolte, delle donazioni dei cittadini. Io di questa piccola esperienza vorrei sottolineare 3 passaggi, ecco, proprio per essere sintetica e per non rubare troppo tempo. Il primo punto che mi interesserebbe condividere è proprio la molla iniziale, questa molla spontanea, che quella molla che poi ti spinge, diciamo, a fare un passo in più, quello che diciamo che avresti sempre voluto fare, ma che magari fino a quel momento non sei riuscita a fare. Molti di questi cittadini l'hanno fatto per la prima volta, molti erano già inseriti in reti magari associative, ma tanti no, si sono sentiti chiamati dalla situazione emergenziale e hanno deciso di esserci in un qualche modo. In maniera spontanea, dicevo, questa secondo me è anche la bellezza, ma anche un po' il rischio di questa esperienza, come di tante altre. Quindi il secondo punto che secondo me è importante proprio mettere in rilievo è lo stretto raccordo che abbiamo subito cercato con l'istituzione, con i servizi sociali territoriali e con il quartiere, con l'ufficio reti. Questo non soltanto perché ovviamente abbiamo avuto noi per primi bisogno di un supporto che ci è stato dato anche in maniera molto tempestiva, molto semplice, e questo mi piace sottolinearlo perché io credo che abbiamo anche potuto vedere una faccia amichevole dell'istituzione, una faccia vicina, ma proprio anche perché avevamo anche bisogno di essere guidati nell'individuare le persone che potevano essere destinatari di queste nostre spese, e da qui ovviamente l'importanza di fare questo in raccordo con i servizi sociali che conoscono benissimo il territorio e che ci hanno proprio aiutato, sono stata la nostra bussola sostanzialmente. Ma al di là del dato
effettivo, del dato, diciamo, proprio pratico. Questo raccordo con l'istituzione, secondo me, è fondamentale perché ci ha permesso di sperimentarsi come cittadini, come un tassello. Ci siamo sentiti parte di una rete, no? Come si dice sempre, è un conto è dirlo, un conto è viverlo. E credo che questa idea di essere parte di una collegialità, no? Questa parola è già venuta fuori questa sera, è un elemento importante proprio anche nella percezione di sentirsi davvero dentro a delle reti solidali. Il terzo punto è che cosa ci portiamo a casa, diciamo, come volontari di questa azione, come cittadini e cittadine impegnati in questa piccola azione, abbiamo sicuramente scoperto delle facce nuove del nostro territorio. Io vivo, parlo per me, ma credo di poter anche rappresentare le voci di tanti altri. Vivo in questo quartiere da 50 anni e ho veramente conosciuto attraverso questa possibilità di entrare in contatto con famiglie, con persone, delle facce che non conoscevo di Savena. Facce anche, diciamo, che aiutano a superare davvero il pregiudizio e a vedere anche questo tema delle nuove povertà come un tema che è davvero vicino. Ed è un'altra faccia di noi per certi aspetti. Questo è un elemento, insomma, che io mi porto dentro e che questa maggiore e migliore conoscenza del territorio dove vive è un elemento, credo, di arricchimento veramente importante. L'altro aspetto è che ci portiamo a casa sicuramente il tema che le persone ti chiedono un aiuto fisico, un aiuto concreto. In questi mesi ce l'hanno chiesto e per quello che abbiamo potuto abbiamo cercato di dare una risposta, ma ti chiedono, come già molti di voi hanno sottolineato, sostanzialmente un riconoscimento, una reciprocità, una relazione. Questo è un elemento, anche questo, che insomma ci è stato molto più chiaro dopo aver comunque conosciuto ed incontrato. Ci portiamo anche a casa, con cui chiudo, anche il fatto di aver comunque costituito una piccola rete di persone, queste che è piccola ma neanche poi così piccola, perché insomma 30-40 persone che sono disponibili, che hanno voglia comunque di fare delle cose e che sicuramente rispetto anche ai progetti, alle prospettive su cui anche Dino ha così ben illustrato, ci saranno, ci vogliono essere, quindi è una risorsa insomma ancora da spendere per il nostro territorio e per la nostra comunità. Grazie. Prego Marco. Ottimo, allora vado. Buonasera a tutti, se mi vedete. Io sono Marco Tocco del Servizio Sociale di Comunità di Savena e vi porto di nuovo, come già Dino aveva fatto, dentro l'istituzione, ma brevemente. Perché Servizio Sociale di Comunità? Dal 2017 noi diventiamo Servizio Sociale Unitario, ci occupiamo praticamente di tutto con un unico accesso presso gli sportelli sociali territoriali e distinguiamo tra il bisogno complesso che affrontiamo appunto con servizi specialistici per la tutela dei minori, per gli anziani o per gli adulti o per i disabili anche, e invece il bisogno socioassistenziale lo affrontiamo con un'area detta area accoglienza. I nomi non sono casuali, vogliono proprio provare a creare quello che dichiarano. Quindi servizio sociale di comunità e area accoglienza. Io oggi non mi dilungherei troppo nella descrizione di questo perché le suggestioni sono state davvero tantissime. A me certi interventi mi hanno toccato abbastanza. Per esempio ascoltavo Don Paolo descrivere il modello piramidale e il modello collegiale, no? E mi viene il pensiero di quanto noi tentiamo di essere collegiali, di quanto tentiamo di costruire insieme alle persone, non in maniera, come dire, autoritaria. Cioè noi abbiamo dei servizi, questi sono i servizi, rientrate in questi servizi, ma cerchiamo di partire dal bisogno e costruire insieme al territorio. Con il quartiere abbiamo già fatto, e questo Dino l'ha descritto benissimo, dei lavori di comunità davvero importanti. Quello che mi piacerebbe raccontare in questo spazio che mi è concesso è quello che è successo invece durante il lockdown, nel senso che
Questo ci ha profondamente ristrutturati e penso che sia interessante capire che tipo di povertà oggi affrontiamo. Durante il lockdown ci siamo trovati, l'abbiamo sperimentato tutti, improvvisamente isolati, soli, chiusi nelle nostre case. Noi in particolare come Servizio Sociale di Comunità chiusi dentro il quartiere, a dover capire davvero che cosa stava accadendo, di che cosa aveva bisogno la gente e quali altri bisogni improvvisi si aprivano, perché la gente non poteva più andare a lavorare, perché la gente non poteva più assolvere ai propri bisogni primari. Quindi il comune ha subito messo in campo per esempio i buoni spesa, che erano appunto questi buoni che permettevano alle persone, a chiunque ne facesse domanda e avesse come dimostrabile un danno subito proprio dall'emergenza sanitaria, la possibilità di andare a fare la spesa con questi buoni. Ma questo non bastava, avevamo persone che non avevano come andare a fare la spesa pur avendone le possibilità, per esempio, e sì. Allora abbiamo progettato insieme ad Hauser la spesa portata a casa, per esempio da dei volontari, finché, come Giovanna ha già ben descritto, poi questa abbiamo scoperto anche questa enorme presenza proprio di volontariato, di gente che metteva il proprio tempo a disposizione, e quindi abbiamo potuto usufruire della spesa solidale che ha portato proprio a casa di famiglie la spesa quotidiana, appunto. E tutto questo quindi ci ha permesso alla fine di uscire dal quartiere, se non fisicamente, di uscire proprio con della progettazione e paradossalmente di essere molto più nel territorio di quando magari tutto questo non era ancora successo. E di contro, quello che diceva poco fa Claudia, abbiamo scoperto persone appunto sole, abbandonate all'interno delle proprie case. Ho sentito questa parola che sento per la prima volta, il barbonismo in casa, è interessantissimo. Effettivamente noi ci siamo molto scontrati con questo fenomeno. Abbiamo avuto la difficoltà di capire chi fosse proprio abbandonato nella propria casa con le sue paure, con le sue angosce e avesse semplicemente anche bisogno di una telefonata. Guardate che questo è preziosissimo, avere una voce che ti chiama e che ti accoglie mentre sei isolato nella casa, in casa tua. Penso per esempio a una signora che ha subito il lockdown, ha immaginato, non so, i tempi della guerra, eccetera, ha tentato il suicidio. Ecco, questo è uno dei casi che sono successi. Queste sono delle cose che ci spingono sempre di più a capire quanto sia importante la presenza nella vita delle persone. Quanto sia importante ancora dedicare del tempo proprio a non solo capire quali sono i bisogni materiali che sono importantissimi, sono fondamentali, ma come essere presenti proprio nella vita dei cittadini, come in qualche modo intercettare nuovi bisogni e capire come possiamo essere sempre di più appunto servizio sociale di comunità. Questo sappiamo che non potremo mai farlo da soli e che quindi la coprogettazione, non solo insieme alle altre istituzioni che sono nostri partner da sempre, ma proprio insieme alle associazioni e insieme ai cittadini stessi, è fondamentale ed è la strada che noi proviamo a percorrere in maniera sempre più insistita con voi, con il quartiere e con tutti. Quindi vi ringrazio davvero di questa occasione di essere qua, perché mi dà veramente tantissimi stimoli. Grazie, non rubo altro tempo, così insomma sento ancora e imparo. Bene, grazie Marco. Direi di passare ad Anna Rita. Sì, buonasera, spero mi sentiate.
Sì. Come diceva Claudio, io sono una mamma che ha il figlio 12enne alle scuole medie Farini, delle C12, dove presento un comitato genitori che negli anni ha sempre organizzato, raccolto fondi di varie entità, destinando una parte a fondo di solidarietà. Tra l'altro, una felice coincidenza, una delle nostre scuole, due anzi, infanzia e primaria, si chiama, sono intitolate a Padrolin Tomarella, quindi insomma ci sentiamo particolarmente vicini a questa iniziativa. E nulla, c'era già questo fondo di solidarietà che veniva erogato per quota classe a esigenze legate magari ad uscite che avevano dei costi in alcuni casi che creavano qualche difficoltà ad alcuni alunni, e per non fare differenza insomma si muoveva il comitato. Negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo cominciato a notare, quindi prima ancora del problema Covid, a notare che queste richieste non riguardavano più semplicemente l'uscita straordinaria, ma la fornitura ordinaria di materiale scolastico. Cioè c'erano dei ragazzini in classe che facevano fatica ad avere quaderni, alle elementari i libri diciamo sono gratuiti, ma alle medie hanno un costo sostenuto, ci sono degli aiuti eccetera, ma proprio oggettivamente dal compasso, adesso di banalizzo, e questo è emerso nell'incontro quotidiano con le famiglie, perché poi attraverso il rappresentante di classe l'informazione è arrivata all'insegnante, e abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che noi vedevamo contemporaneamente nella scuola delle mancanze e un'estrema abbondanza dall'altra parte, perché era esperienza di molti di noi avere quaderni non utilizzati, astucci ancora in ottime condizioni, una serie di elementi. Allora, l'anno scorso abbiamo cominciato a ragionare con la scuola sulla possibilità di raccogliere questo materiale donato, anche libri delle medie e delle elementari stesse, che pur essendo gratuiti, quindi per i quali le famiglie non avevano un esborso diretto, potessero servire per esempio per dei doposcuola, per l'aiuto compiti, per le scuole di italiano per mamme o comunque genitori stranieri, eccetera. La scuola non aveva uno spazio sufficiente, poi in tempo di Covid stanno facendo lezione fortunatamente un istituto che sta mantenendo la didattica in presenza per tutte le classi, ma hanno ricavato spazi per la didattica ovunque. E allora abbiamo cominciato a ragionare in rete anche con Giovanna, col quartiere, su quest'idea appunto del Savena solidale, e ci siamo ricavati una piccola scaffalatura preziosissima all'interno della, diciamo così, del deposito delle derrate alimentari. E questo ci ha comunque permesso di in qualche modo portare il bisogno educativo e di istruzione all'altezza degli altri bisogni essenziali. Quindi noi consideriamo appunto l'istruzione e l'educazione come bene primario, e quindi anche in occasione della pandemia, del lockdown, ci siamo resi conto appunto che tra le tante cose che venivano a essere tagliate e tra le tante situazioni e occasioni di isolamento che c'erano, molte riguardavano, cominciavano a riguardare anche bambini e ragazzi in età preadolescenziale o adolescenziale. Quindi il senso della raccolta che noi stiamo facendo è proprio questo, cioè di andare a intercettare tutti coloro, e sono tanti, a cui facciamo anche un favore, perché in molti casi c'era anche l'elemento di non sapere come smaltire queste riserve, e le facciamo incontrare con un bisogno che sul territorio è sempre più emergente e che per il momento diciamo riguarda l'area circoscritta dell'istituto, ma che assolutamente vorremmo mettere a disposizione del quartiere, perché appunto abbiamo anche poi situazioni anche di leopardo, cioè aree e scuole che magari possono sentire meno questa necessità, e viceversa alcuni plessi che sono in particolari difficoltà.
E quello che insomma all'interno della scuola è emerso subito è il fatto appunto che non, nulla è possibile in solitudine. Quindi il fatto che esistesse già un comitato, che poi insomma ci poniamo tutti sul piano di avere comunque un istinto, no? Alla cura dei nostri figli, ma anche dei compagni dei nostri figli. Questo istinto va però coltivato, organizzato, condiviso e si trasforma in responsabilità. Quindi alcuni dei termini che hanno usato coloro che sono intervenuti sulla figura di padre Marella ci sono molto familiari, nel senso che appunto abbiamo cercato in questo modo di assumerci la responsabilità di aiutare nell'educazione e nell'istruzione famiglie che chiaramente erano in difficoltà e che magari per varie ragioni culturali e di anche emergenze lavorative eccetera, diciamo così, per privilegiare la soddisfazione di alcuni bisogni primari mettevano in qualche modo in secondo piano quello dell'istruzione e dell'educazione, che invece insomma per quanto ci riguarda riteniamo forse una delle ultime occasioni di riscatto che chiunque può avere. Quindi assolutamente ci siamo trovati in un contesto, quello del quartiere Savena, già estremamente sensibile e avviato a questo tipo di iniziative, e stiamo cercando appunto semplicemente di ottimizzare la possibilità, ripeto, di mettere a disposizione di chi ha meno l'abbondanza di chi viceversa palesemente, insomma, ma con grande generosità, devo dire, ha trovato un'occasione per dare una mano in maniera poi molto semplice, perché tutto questo è emerso in un contesto in cui, ripeto, è stato semplicemente sufficiente mettere a confronto un dare e un avere che, ribadisco, era già ampiamente in campo, quindi lo abbiamo, stiamo solo cercando di organizzarlo. Per cui ecco, è un'esperienza che, ripeto, gratifica molto, c'è fatica fisica perché abbiamo caricato scatoloni e bauli di libri, però c'è anche da dire che le persone insomma con cui stiamo collaborando avevano questo senso di assoluto rifiuto del fatto di mandare a macero pile di libri di scuola, insomma era proprio inaccettabile, quindi insomma speriamo di riuscire veramente a utilizzare tutto quello che ci sta arrivando. Grazie. Bene. Grazie ad Anna Rita, a Giovanna e a Marco. Direi che siamo arrivati alla fine di questa carrellata che abbiamo fatto durante questa serata. Spero che anche quelli che ci ascoltano siano stati consapevoli e contenti di questa serata passata insieme. Passerei la parola a Don Fabio per le conclusioni che ci vorrà portare. Grazie, Don Fabio. Grazie a tutti per aver partecipato. Siamo contenti di aver promosso questo momento di accoglienza e di accoglienza reciproca, sottolineando l'accoglienza di Padre Marella per i poveri, per i piccoli, per gli esclusi, l'accoglienza della città per la sua opera. Questa accoglienza che riesce a cogliere, a vedere umanamente una grazia che traspare da ogni suo gesto, da ogni sua parola. Mi è colpito l'idea che Indro Montanelli, nella sua diciamo fede laica, ecco, vedesse proprio la grazia. Dico, ma guarda, io che sono prete non riesco a vedere la grazia, magari, e invece Indro Montanelli la riconosce bene quando la incontra in un contesto così efficace, vivo, penetrante, come può essere l'opera del padre Marella. E io non so neanche che cosa dire, sapete, io ho il compito di dire una parola buona, sono il prete, e allora alla fine, visto che l'ora è tarda, dirò una parola di buonanotte. Abbiamo scelto di non dare modo di fare domande per non attardarci ulteriormente.
Questo non per chiudere la discussione, magari per rimandarla a un prossimo futuro o lasciarci la voglia ancora di intrecciare le nostre strade, volendolo fare. E questa mattina, celebrando la messa, ho trovato questa affermazione della lettera di Tito: si è mostrata la bontà di Dio e l'amore del nostro Salvatore. Ha detto, beh, allora andiamo calmi. Se facciamo un convegno sulla Caritas, sulle opere sociali, se Dio ha mostrato questa faccia così buona, penso che non avremo problemi. E poi, visto che l'amore è quel luogo dove umanamente ci si cerca e si è cercati, ed è tutta una nascondarella tra chi cerca e chi è cercato, e non si capisce mai chi la piglia, qui è tutto un darsi dietro, ecco, beh, forse ci sta anche tanto di quel fermento delle nostre opere, piccole e grandi, opere sociali, credo, e cui sicuramente verremo ringraziati su questa terra e sulla prossima. È una cosa grandiosa il sottolineare l'impegno di libertà e di corresponsabilità che si cerca di dare al più piccolo, al più povero, all'emarginato, perché poi il grande che lo aiuta in questo è stato piccolo, è stato povero o è stato emarginato a sua volta in qualche momento, credo, e soprattutto lo rivedo nel tema appunto assegnato dal Papa a questa giornata, tendi la mano al povero, perché è tesa, vogliamo pensare, ecco, un po' come Caritas parrocchiali delle nostre comunità, che è tesa la mano di chi chiede, è tesa la mano di chi dà, e speriamo che sia, tra virgolette, appunto in questo gioco reciproco e di reciproca accoglienza, un po' una specie di confusione, per cui alla fine dei guai non si capisce più chi dà e chi prende, perché sono tese tutte e due le mani ed è appunto una reciproca accoglienza e una reciproca ricerca. Perché è vero che per le comunità cristiane c'è la fede come alimento, come carburante della voglia, ma la carità, l'amore, chiamatelo come vogliamo, insomma, è quella ricerca comune, è quella visione di uomo a cui partecipiamo insieme, che costruiamo insieme e che, come dire, in tanti aspetti viene riportata. Penso che sia quella ricerca di verità di cui parlava Don Paolo, quando diceva, beh, andate, studiate, qualcosa salterà fuori. Beh, insomma, se studiamo, in più si studia, che meglio si va. L'ultima parola è il semplice ringraziamento ai relatori, ringraziamento all'istituzione che ci ha messo a disposizione tante informazioni e tanti motivi di riflessione, e alla Presidente ovviamente che ci ha ospitato e alla Presidenza che ci ha ospitato. E poi ringraziamo anche tutti quelli che hanno voluto seguirci. Spero che questo sia appunto non solamente l'incontro per, diciamo così, l'incontro dovuto per la giornata del povero, ma che sia, come dire, foriero di frutti, per cui le idee lanciate magari creino agganci ulteriori, futuri, per continuare a cercare insieme il bene. Grazie e buonanotte.